Allora, salve a tutti, qui la TV Radicale in ufficiale, siamo a Conversano, provincia di Bari, e siamo venuti a vedere, a partecipare a Canapuglia, una pianta mille risorse. Qui si parla di canapa per edilizia, si parla di canapa per uso alimentare, si parla di canapa per uso terapeutico e poi ci sarò io che comunque parlerò della legge sui giovanardi e quindi anche della canapa come uso, diciamo, ludico, che poi è un altro tipo di uso terapeutico, l'uso ludico. Un uso che qualcuno definisce addirittura spirituale. Allora, questo è il bar dove viene fatto il caffè alla canapa, c'è anche la locandina. Ok, ciao! Questo è il menù di stasera, speciale alla canapa. Bruschetta alla canapa, trancio di focaccia alla canapa, alla fine ci usciva anche dalle orecchie questa canapa. Cornetto alla canapa e caffè alla canapa. Ed ecco qua, scopro il gusto del caffè alla canapa, unico in Italia, solo al Moai Caffè a Conversano di Bari, in assoluta anteprima per l'Italia. Queste sono le balle fatte con le fibre della canapa. C'è fieno, no, questa è canapa, è diversa dalla paglia del grano, è ottima per sedersi, infatti vi sto anticipando le cuscini, dei puff, dei mobili, è comodissima. E facciamo un giro per questi banchini, ancora non sono tutti attivi perché ancora è presto, noi facciamo adesso perché c'è una bella luce e quindi possiamo girare e farvi vedere questa festa, un po' di che cosa si compone. Questo primo banchino che incontriamo non so se è relativo o no alla canapa, perché sinceramente di canapa, a parte la balla, ci gusta un po' poco. È stato un banchino di prodotti biologici sinceramente. E anche un po' di informazione perché anche dei libri, poi magari se torna la ragazza gli chiediamo un po' di che cosa parlano. E poi c'è il banchetto dell'associazione Luca Coscioni, dove Andrea Trisciuoglio e Stefano Balbo fanno informazione e mostra e dimostra sulla cannabis terapeutica. Poi che altri banchetti ci sono? C'è il palco dei musicisti. Qui verrà fatto il concerto e penso che verranno anche svolti gli interventi del dibattito. È il palco. Il tavolino non è troppo. Sono ragazzi che lavorano. Si sente un forte odore di skunk nell'aria. Qualcuno deve essere sciolari che si cura. Potremmo assaggiarla. Andiamo di corsa a assaggiarla. Yes, sai, Rusty B nuovamente aguantando e luchando contro il sistema di Babylon. You know, dice: quiero gancha santa esta noche en el salón. Quemen esa mierda que le vende Babilón. Quiero conciencia, ya no quiero polución. Otra vez te ruge, Rusty B tentación. Quiero ganja santa esta noche en el salón. Quemen esa mierda que le vende Babilón. Quiero conciencia, ya no quiero polución. Otra vez te ruge, Rusty B tentación. La cocaína en tu ruina te consume el corazón. El pack mata neuronas, te genera adicción. La heroína que te pincha te traerá desolación. La siempre criticada, la hierba de Salomón. El negocio de la droga es que sea ilegal. Por eso este sistema no quiere legalizar. Está haciendo un nuevo banquete. Este banquete es de Canapuglia. Una pianta de risorse. Andiamo a vedere siamo sul materiale per edilizia, materiale per edilizia bioecologica. Quindi la fibra, come si diceva prima, la fibra poi compattata, praticamente è un vetro resina, un materiale isolante già completo. Poi ho visto dentro, c'hanno anche del materiale che questo qua lo fa diventare rigido, praticamente sono come gli imballaggi di polistirolo, però sono imballaggi in realtà completamente naturali. Sono i ragazzi che stanno montando tutto il materiale informativo, gli aspetti botanici, la storia, è bello, tessuti, semi, olio, carta,
miglioramento dei terreni e combustibili edilizi e utilizzi industriali. Mille e una risorsa, perché poi possiamo anche Quiero gancha santa esta noche en el salón. Quemen esa mierda que le vende Babilón. Quiero conciencia, ya no quiero polución. Otra vez te ruge, ratipi detención. Quiero gancha santa esta noche en el salón. Quemen esa mierda que le vende Babilón. Quiero conciencia, ya no quiero polución. Otra vez te ruge, ratipi detención. Quando viene bagnato è molto sensibile, ma quando poi viene fatto asciugare è resistente. Un materiale già utilizzabile così com'è. Le magliette alla canapa. E l'uso terapeutico della cannabis. Questo è il presidente di Pazienti Impazienti Cannabis. Dalla pianta, quando è raccolta, si estraggono tre componenti fondamentali, che sono i semi, che hanno diversi tipi di utilizzo da un punto di vista, diciamo così, alimentare, ma anche per gli oli essenziali, ma anche per i trattamenti delle superfici, marmi, pietra, legno, per l'edilizia, per la bioedilizia. Dalla parte più fibrosa si scompone la pianta in due parti, la parte legnosa, che è questa, definita canapulo, e la parte più fibrosa, che questa, è fibra tecnica, perché non è fibra per l'industria tessile, ma è fibra da più grossolana, no? Più grezza, come si vede anche, no? Quindi il ricavato dalla pianta di canapa sono i semi, farina, olio, poi abbiamo detto caffè e vari prodotti alimentari che si possono ricavare, parte legnosa, canapulo, di cui si possono fare diverse cose, ad esempio dalle lettiere per gli animali, ma li uso anche in edilizia, si fanno i mattoni con il canapulo, con le parti di legno della canapa, e la fibra da cui si possono ricavare cordame. L'Italia è stata per centinaia di anni il maggior produttore di canapa, soprattutto per le vele, per i cordami. In tutta Europa esportavano le vele, no? Io vengo le vele e il cordame, no? C'è una, no? Dove si realizzavano le corde e i bambini imparavano fin da piccoli a aiutare i genitori, no? Per realizzare le corde. La partenza è questa, tanti piccoli parti di fibre che vengono arrotolate fra di loro e alla fine si ottiene questo risultato. Oggi l'Amerigo Vespucci, che è la nostra nave ammiraglia per la marina, anche per l'istruzione ai marinai, ha corde di canapa e vele di canapa. Bene Claudio, benvenuto. Benvenuti a voi. Allora abbiamo qui uno dei responsabili di Canapuglia. E adesso mi dici te come cognome, perché io naturalmente me lo sono già dimenticato. Io sono Claudio Natile, okay, presidente, perfetto, dell'Associazione Culturale Canapuglia. Dai, vincitore di un bando regionale, Principi Attivi della Regione Puglia, che si occupa di divulgare le potenzialità della canapa in tutti i settori d'applicazione. Quindi ci interessiamo di comunicare i valori della canapa dal punto di vista ambientale in generale, come risorsa per l'edilizia, una risorsa sostenibile, come produzione di carta, quindi per, certo, dire stop alla deforestazione, perché non abbiamo bisogno di tagliare intere foreste. Ogni giorno cadono 2000 alberi in Bolivia e nelle Amazzoni. Per la produzione di tessuti, quindi diminuendo la produzione di cotone, che come sappiamo consuma tantissimi pesticidi, la canapa invece, certo, non ha bisogno di pesticidi perché è una pianta rustica, forte, amara. Per la produzione di combustibile, sappiamo Henry Ford negli anni 40 realizzò un'auto alimentata di etanolo di canapa come alimento,
Insomma, vogliamo divulgare tutte le potenzialità della canapa e contrastare quella falsa verità che per 80 anni è stata trasmessa dai mass media di tutto il mondo su questa pianta, ovvero che è solo una droga. Sì, è una droga, è un ottimo medicinale per curare tante patologie, dalla sclerosi multipla all'epilessia, dal glaucoma a tanti altri tipi, fino al semplice dolore di testa o i dolori mestruali, perché è un antidolorifico eccellente. E noi come associazione, e grazie alla collaborazione di tutte queste associazioni che condividono con noi questo progetto, ovvero l'associazione Luca Coscioni, l'associazione nazionale architettura bioecologica, l'ANAB, con il comune di Conversano, la regione, la Coldiretti, il WWF, l'Università di Bari, che ha fatto dei campionamenti sul nostro campo. Evidenzio che abbiamo seminato un campo di canapa, l'abbiamo raccolto poco tempo fa, qualche settimana, abbiamo verificato insomma la compatibilità con il nostro territorio e tutte le necessità e gli accorgimenti per farla sviluppare come coltura. E organizzeremo pian piano dei seminari informativi come quello che ci sarà stasera in maniera parziale sulle potenzialità di questa pianta. Senti, sulle potenzialità ti volevo chiedere una cosa, perché è una cosa che non hai citato, ma mi risulta che oltre a tutte queste cose che ti hai detto sia anche una pianta che quando viene coltivata ha un valore benefico anche sul terreno stesso, perché non ha bisogno, cioè non toglie niente al terreno, nel senso che non è che poi devi fare altre coltivazioni o dare dei rigeneranti al terreno, anzi ciò che rimane sul terreno è potenzialmente anche concime in qualche modo, non solo, ma anche il tipo di radici frantumo nel terreno, per cui ha un effetto benefico anche a livello dell'agricoltura. Sì, sì, sì. La canapa cresce senza l'utilizzo di trattamenti chimici, giusto una concimazione azotata iniziale che potrebbe essere fatta con materiale biologico, e restituisce al terreno tutti quei nutrienti che ha sottratto durante la crescita, quindi in armonia con la natura. Dal punto di vista dell'impatto ambientale, la canapa cresce quasi ad impatto zero, perché produce tanto ossigeno, sottrae tanta CO2 dall'atmosfera, fissa nel suolo il carbonio, che è l'elemento principale per mitigare i cambiamenti climatici, e mette sul mercato prodotti ecologici, e quindi alimenta quella che dovrà essere, secondo me, deve essere un'economia sostenibile. È una rivoluzione praticamente questa canapa. Eh sì. Rivoluzione, la pianta rivoluzionaria. Una rivoluzione culturale la chiamo io, perché non si tratta solo di canapa, ma in generale di sostenibilità ambientale, certo, di economia verde, di alimentazione sana, di vivere sano e di potersi curare liberamente con qualsivoglia sostanza. Ma anche di poterne fare un uso ludico libero, perché no? Anche quello, no? Perché poi ognuno di noi è libero, non deve essere... Se il consumo non è problematico, ma è un consumo infatti critico. Io sono d'accordo con un consumo limitato, io sono d'accordo con l'utilizzo di una pianta per il consumatore a scopo strettamente personale. Certo. Non sono d'accordo con chi coltiva più di una pianta, non sono d'accordo con chi lo fa per scopo di lucro, sono d'accordo con chi la utilizza consapevolmente, quindi con un'informazione alla base, in maniera consapevole. Beh, però è un prodotto come un altro, cioè alla fine anche ci sono persone che producono il vino, lo fanno a scopo di lucro, ci mancherebbe, sono imprese. Quindi alla fine, però visto poi che in Italia in cui fosse, no, certo, ma in un mondo in cui poi magari fosse regolamentata, come è in diversi paesi, poi del resto ci sono paesi europei nei quali non una pianta, ma 5-6 piante sono ammesse, anche perché l'uso deve essere di un anno, perché se la fai in maniera biologica, la semini a marzo, la raccogli a settembre, con una pianta tutto l'anno molto probabilmente un consumatore anche tipo basso, che la usa il fine settimana e basta, molto probabilmente una pianta non gli basta, per cui non è tanto lo scopo di lucro. Lo scopo di lucro adesso è chiaro, che se trovi uno che ha fatto 40 ettari perché poi la va a vendere, poi tra l'altro sono cose che vengono fatte senza nessun controllo, con concimi che non sono controllati, perché essendo un mondo clandestino non
viene controllato, mentre invece magari se fosse regolamentato ci potresti anche controllare la qualità di quello che poi compri o fai praticamente. Io ho detto queste cose perché conosco la cultura su questo aspetto. Diciamo, nel mio piccolo, la cultura italiana, e quindi non credo che sia in grado l'italiano medio di accettare un qualcosa del genere, quindi pian piano regolamentare magari l'uso personale. Avevo raccontato per esempio quando facevano la canapa nelle zone di Arezzo negli anni 40-30, era una zona dove si produceva la canapa, poi la sera gli anziani mettevano le cime nella pipa ed era normale, funzionava una cosa normale, e quindi per la fine è una cultura che noi abbiamo dimenticato per qualche decennio, però anche alla fine che ci appartiene. Oggi fumo soltanto le sigarette di tabacco, in realtà l'uomo ha fumato sempre anche diversi vari tipi di piante, la di calda per dirtene una, vabbè, però ci sono tantissime piante che si possono fumare e che si fumavano tradizionalmente, per cui molto probabilmente poi se non ci concentriamo troppo l'attenzione è una pianta come tutte le altre anche, magari per degli aspetti più benefici e meno tossici di altre, però alla fine non è che abbia un aspetto particolarmente per giovedì. È una pianta scomoda, perché da questa pianta noi possiamo fare oltre 20.000 cose oggi, diciamo, le ricerche non vanno avanti magari in Italia perché non ci sono troppi fondi, troppo interesse, però con la canapa si può fare di tutto, veramente di tutto, e la storia ce lo insegna. Senti, oggi che programma abbiamo questa giornata? Allora, per questa giornata abbiamo un intrattenimento musicale, chiaramente, perché c'è bisogno di relax, di tranquillità. Poi partiamo con un piccolo convegno dibattito sulla bioedilizia, l'edilizia la chiamerei io, come dice il geometra Zaccanti, perché non si tratta di un'edilizia altra, ma di vera edilizia, quella che fino ad oggi si è imposta, secondo me, l'edilizia alternativa, in quanto io intendo edilizia quella che utilizza materiali naturali, come si è sempre fatto. Parleremo di questo, analizzeremo, diciamo, i vari aspetti delle attività svolte finora, ovvero il campo, annunceremo quello che sarà organizzato in primavera in collaborazione con l'ANAB, il cantiere scuola. Cercheremo... Cos'è l'ANAB? L'ANAB è l'Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, che si occupa, insomma, di comunicare la sostenibilità nell'edilizia, nell'ambito edile. E organizzeremo questo cantiere scuola in primavera per far conoscere il sistema costruttivo con la canapa, in quanto la parte dello stelo chiamata canapulo può essere miscelata alla calce e creato un biocomposito, insomma, per costruire qualsivoglia edificio in maniera sostenibile, senza l'utilizzo di cemento e di prodotti chimici. Poi parleremo del gemellaggio nato tra Genova e Conversano grazie alla canapa. Infatti in contemporanea di Puglia in Canapa, a Genova c'è la festa della Fratellanza, in cui parleranno di canapa e del progetto Canapuglia e di ciò che si potrà fare anche lì in Liguria. Avremo poi un contatto telefonico con loro dal vivo. Avremo lo stand sulla canapa terapeutica come medicinale a cura dell'associazione Luca Coscioni, Ascia, Ara, BIC e ACT, Associazione Cannabis Terapeutica. E sarà uno sportello, io vorrei tenerlo sempre attivo, uno sportello sull'informazione riguardo la canapa terapeutica, perché non va escluso niente. Noi ci interessiamo prettamente di utilizzi industriali della canapa, però non va nascosto né minimizzato l'utilizzo terapeutico, no? Perché se può dare sollievo e dare beneficio a persone che soffrono, sono affette da patologie, perché no? Perché continuare a far utilizzare farmaci potenti e poi sotto l'aspetto degli effetti collaterali incisivi, rilevanti. Certo. Poi ci saranno artigiani che lavorano con la canapa, fanno di... Ci sarà una cena con la canapa. Ci sarà una cena base di canapa. Il caffè alla canapa, che è unico in Italia.
ci sarà la pasta di canapa fatta da un pastificio. Alla fine avremo tutta una pesante euforia, secondo me, stasera. Una cena stupefacente. Non sarà leggera, sarà pesante. No, molto leggera, perché questi prodotti leggera sono... questo è fantastico, questo è materiale isolante, giusto? Questa è la fibra tecnica della canapa, che viene fuori dalla prima trasformazione, dalla separazione. Con questa poi che si fa? Con questo si può fare infatti pannelli termoacustici, no? Carta, perché questa contiene fino al 70% di cellulosa. È leggerissima. Sì. Molto bello, un materiale molto bello. Cioè, è la carrozzeria di un'auto, può essere fatto. Esatto. Per i cruscotti delle macchine, ci fanno delle macchine. Sì, Mercedes, BMW. Che poi hanno un rapporto resistenza e leggerezza che è superiore a tantissime altre persone. Sì, bene, se vuoi fai l'ultimo minuto quello che vuoi, quello che poi c'è il concerto, vai. La parte musicale. Vedo che non hai, no? Bisogno di domande, vedo che vai tranquillamente da te. Vai. C'è la parte musicale a cura del laboratorio di percussioni sociali di Genova, con cui è nato questo gemellaggio grandioso e veramente stupefacente. Come questo? Ci saranno come ospiti gli artisti Nico Modu e Iroma Knife, artisti di tiratura nazionale pugliesi, insieme aglieteranno insomma gli ospiti di questa giornata di una buona musica e buone melodie. Poi per finire concluderemo con il caffè e il cornetto alla canapa. Volevo dire che gli alimenti a base di canapa sono preparati utilizzando la farina di canapa, che è una farina biologica che deriva dal seme ed ha tante fibre. E non contiene cacao cioè, no, contiene, gli alimenti a base di canapa. La pellicina che sta intorno al seme non può sì, ma il seme di per sé no. Non contengono THC, sostanza psicoattiva. No, questo lo diciamo per il pubblico a casa, che se volesse mandare i bambini a mangiare per i bambini l'olio di canapa, essendo ricco di acidi grassi, l'olio di canapa, l'olio di semi di canapa per i bambini è un ottimo alimento, in quanto dona insomma l'apporto ideale di acidi grassi essenziali, omega 3, 6 e 9, vitamina E, che è un anche cosmetica, oltretutto anche cosmetica sono l'olio di canapa. L'olio di canapa che si usa anche per uso esterno ed è fra quelli che hanno una più diciamo compatibilità con la pelle umana, insieme all'olio di mandorle, mi sembra. Sì, sono gli acidi grassi contenuti, canapa, che hanno un sono quelli lenitivo, che proprio entrano meglio di tutti gli altri, perché ci sono un legame in qualche modo tra l'essere umano e la canapa, perché veramente una delle piante più antiche al mondo. Maniere, esatto. Io vi saluto, vi auguro una buona serata a chi ci segue magari dal vivo, in streaming. Eh sì, poi magari durante il dibattito. Ringrazio la TV Radicale. In ufficiale, mi raccomando, tre volte devi dire in ufficiale. In ufficiale. E vi saluto. Bene, grazie Claudio. Grazie a voi. Bene. Siamo qui a Canapuglia con Stefano Balbo. Canapuglia è una manifestazione che abbiamo oggi qua in corso a Conversano, vero? Giusto? A Conversano e provincia di Bari. E qui si tratta non, sì, anche di canapa terapeutica, ma principalmente qui si tratta di questa, cioè dei materiali, questo è uno, di tanti tipi di materiali che servono per l'edilizia e per quella che si chiama la bioedilizia. Questa è canapa. Non nella forma in cui diciamo te la conosci di più, perché te magari conosci cecime dal punto di vista di medicinale e vedo, cioè questa invece è la figlia ottenuta proprio con una canapa. Lo stai facendo un'intervista. Che ho sentito il tono di voce, pensavo sta già facendo un'intervista. Sì, stiamo facendo già l'intervista, infatti. Sì. È vero. Ok. Non ci formalizziamo. E questi qua sono i, Non ci formalizziamo, questo poi. No, figurati. Le interruzioni sono ammesse. Questi invece sono i semi. Ed è una canapa a basso contenuto di THC, che sarebbe tetraidrocannabinolo. Perfetto. Naturalmente, qui oltre ad avere tutte le persone interessate a questo tipo di argomento, a questo tipo di usare la canapa, ci sono anche rappresentanti di quella che è la battaglia invece per la cannabis terapeutica. Allora cerchiamo di trovare un filo conduttore. Vuoi darmi una mano? Per la canapa per uso edilizio e la canapa per uso terapeutico. Beh, il conduttore è la canapa. Il filo conduttore è la canapa, sì. Viene utilizzata praticamente la parte apicale della pianta, ovviamente la cima della pianta, e con questo si possono fare praticamente dei prodotti galenici, si possono fare il Sativex, che è questo farmaco spray. Praticamente si assume con un puff ed è praticamente controllato e nel mio caso specifico insomma fa un particolare effetto benefico.
ci battiamo, anzi parli subito, noi siamo per la caccia. Ventunesimo Chuck, siamo per la caccia. Bastano questi grandi uccellini che ci rubano i semi. Cazzo gli uccellini. Che si rubano i semi. Uff. Scusa, io ci sono sto d'acqua, dai. Mamma mia, altro che leggero un po'. Niente, microfono. Quello più che leggero, è piuttosto pesantuccia. Esatto. Se abbiamo già ricominciato? Sì. Ok. Sì. Allora, non ti faccio rifare il Satirex un'altra volta. Siamo alla ventunesima. Ventunesimo Chuck. Allora, te, il, diciamo, il legame l'hai trovato parlando della pianta. Sì, passato dalla cima, che è la parte che viene usata a scopo terapeutico. Vengono usate altre parti della pianta a scopo terapeutico? No, a scopo terapeutico è esclusivamente i fiori della pianta. Poi ci sono le cime. I fiori adesso del maschio? No, i fiori del maschio servono solamente per impolminare la pianta. Ma ci sono dei cannabinoidi nei fiori del maschio? Sì, però non viene usato, non viene usato. Il cannabidiolo praticamente riescono a fare delle genetiche ricche già di cannabidiolo, quindi non sono costretti a creare proprio dei maschi per questo scopo qua. E poi le femmine, una volta impollinate, creano i semi e da qua nuova vita, ci sono nuove piante. Certo. Quindi in un campo che si impianta canapa viene impollinato. Fosse fatta di canapa non sarebbe successo. Come mai la produzione del Bedocan, per esempio in Olanda, sì, viene fatta con metodi tipo da terreo, perché sono tutte femmine, che tu sappia? Sì, viene fatto tutto quanto da una pianta madre, viene tagliata le talee e vengono fatte queste piante. Perché invece la pianta in natura ha tutto un altro tipo di ciclo, cioè la pianta fa sia maschio che femmine, appunto naturalmente i fiori del maschio impollinano la femmina, certo, però poi nei semi si lascia crescere. Io penso anche della tessile, oggi c'è differenza tra maschio e femmina, dopo lo chiediamo all'esperto, tra pianta femmina e pianta maschio, per l'uso tessile c'è una differenza? Sì. Sì, allora dopo quando facciamo l'intervista te lo spieghi. È interessante che anche in questo caso allora, il vostro una differenza. Bene, a che punto siamo con la battaglia di riduzione? Ma purtroppo siamo con una situazione un po' a macchia di leopardo. Allora la provincia di Bolzano, la regione Marche, una proposta della regione Toscana che verrà fatta questo fine mese, la regione Puglia, a macchia di leopardo concedono il farmaco. A Roma ad esempio ci sono alcune ASL che concedono il farmaco, altre che le concedono solo a suo pagamento e altre che invece non lo concedono affatto. Quindi c'è un federalismo sanitario che non funziona. Arbitrario, ma è arbitrario. Molto, molto arbitrario. Cioè, nella sfortuna uno è fortunato se abita a Merano ed è sfortunato se abita a Canicattì, per dire. No? Poi facendo le giuste pressioni, alla fine questo farmaco viene concesso. Però bisogna fare delle pressioni in mani. Cioè un paziente che sta male deve prendere, deve convincere il medico a farsi prescrivere il farmaco, una volta che riceve il farmaco lo deve pagare, una volta che l'ha pagato deve andare dall'assessore alla sanità a pregarlo di dire o questo qui è un farmaco e me lo concedi perché è il mio diritto alla salute, oppure tu mi stai vendendo della droga. Allora a questo punto i giudici, cioè gli assessori alla sanità delle varie province d'Italia cedono il farmaco, però non è così semplice. Senta, a Firenze se non va derata dovrebbe essere la prima della legge regionale che viene fatta sul tema, adesso non ne abbiamo diritto, questo mi hanno detto, ma è un errore oppure è vero? Beh, sarebbe, cioè teoricamente è vero questo, però ci sono dei decreti praticamente regionali, dell'ordinanza che consentono questo, ad esempio già da 6 anni quasi nella provincia di Bolzano. Però senza una vera e propria legge. Senza una vera e propria legge, cioè se ci sono i soldi, se sono disponibili praticamente concedono il farmaco. Si è visto che si risparmiano circa 2.500 euro con la fornitura degli Satirex ogni mese, con il 3.000 euro del protocollo che è il costo, non so, dell'interferone, del mitossandrone, del copaxone, che sono i classici protocolli che vengono utilizzati dalle malattie di sclerosi multipla. Aspetta, no, non ho capito esattamente quello che vuol dire. Si risparmia 2.500 euro in che senso? Nel senso che una confezione di canapa, che sia Bedrocan o che sia Satirex, costa dalle 500 a 800 euro al mese, più o meno. Okay. Una dose praticamente di interferone per un mese, cioè il protocollo per un mese, costa intorno ai 3.000 euro. Sì. Io sono 6 anni che non faccio questi protocolli qua e praticamente ecco, sto... Ah, ecco, si risparmia perché uno usando il Bedrocan fa a meno, certo, di dover richiedere farmaci, certo, che sono più dannosi per gli effetti collaterali, sì, e più costosi anche. E più costosi. Poi io parlo per me, cioè io sono farmaco resistente ai protocolli tradizionali, all'interferone, al copaxone, mitossandrone, eccetera, sono brevemente resistente. Quindi nel caso mio è un farmaco che funziona.
bisogna sempre distinguere due cose. C'è il farmaco basato sull'evidenza, che può essere l'insulina e l'antibiotico. Ti faccio una fiala di insulina, anche se non sei diabetica, vai in ipoglicemia. E questo è evidente. E poi c'è la canapa, che è una medicina basata sulla persona. Sul mio caso, cioè nel mio caso, mi dà prelocosolico, mi dà leggerezza. Praticamente questo è il Sativex, che è una miscela praticamente lavata a freddo della canapa, con un'aggiunta un po' di alcol per renderla più liquida. Si spruzza sotto la lingua. Praticamente su di me funziona bene. THC è un vaso dilatatore, cioè allarga le vene. Allora, io principalmente per la sclerosi multipla, però sono affetto anche da Stiffman Syndrome, ho avuto problemi oncologici piuttosto gravi e ho anche il diabete, che causa un dolore neuropatico. Da quando prendo questo prodotto sono riuscito a controllarlo meglio. Da quando sto facendo anche una cura chelante dell'ossido di ferro, sto avendo risultati insomma, che sono soddisfacenti. Per un paziente che nel 2008 insomma, si è rivista veramente molto molto brutta. Poi l'anno scorso sono stato 3 mesi e mezzo in ospedale, non riuscivo a reggermi in piedi, non ci vedevo più da quest'occhio, avevo lo 0,25, ho perso la patente. Quest'anno ho ripreso la patente, vedo 10 decimi, sto di nuovo insomma in maniera una vita più dignitosa, sì. Più degna. Sì, e quindi questo diciamo in qualche modo che unisce anche poi quella che è la realtà antiproibizionista, come vedere come il proibizionismo poi arriva al punto anche di per la demonizzazione che c'è sulla pianta, di vietare il libero accesso ai farmaci da parte dei malati e la libertà di cura di terapia naturalmente violate e limitate. Dall'altra parte sui materiali industriali si può dire che ci collega il fatto che anche chi poi si prende l'impegno di far rivivere la tradizione della coltivazione della canapa in Italia a scopi totalmente che non c'entrano niente con il THC, ma che hanno a che vedere con la fibra di questa pianta, trova poi a dover subire una serie di spese e di fastidi e di controlli e di continuamente di controlli. Sì, gli ostacoli anche per il paziente, vediamo quello che è successo a Andrea, insomma. Ah certo, sì, cioè è assurdo, c'è un paziente, caspita, che ha urlato anche al mondo, insomma lo conoscevano tutti, che si batteva per la canapa, riceve finalmente il farmaco, finisce sul venerdì della Repubblica a febbraio con tanto di articolo, quindi lo conoscevano tutti, e a giugno sono venuti i carabinieri, arrivati purtroppo da molto distante, e a controllare se aveva la canapa in casa. Aveva il suo medicinale nel vasetto chiuso, cioè chiaramente mi ha fatto prendere paura, perché ho pensato, caspita, adesso mi vengono poi in casa per pensare. Poi c'era il bambino piccino in casa, l'hanno svegliato, sì, ma poi ce lo facciamo cioè, è assurdo. Ok, vuoi fare una conclusione e poi chiudiamo? Perché ma la conclusione è che non capisco una cosa, ad esempio la manita falloide è un fungo mortale, se faccio oggi una cena a base di manite e faccio una strage, caspita, nessuno mi può dire niente. Se io mi salvo, finisco a spese della sanità in dialisi e non vengo condannato di niente. Non ho visto un carabiniere davanti alle manite falloidi, non ho visto una legge che vieta la manita falloide, certo, che è mortale, e vengono a rompere le scatole sulla canapa, che non è mai morto nessuno. Cioè, che sia questo governo proibizionista, morale, immorale, proibizionista, no? Perché bisogna dire che è immorale come dogmi che è insegnato. Biscazziere, che promuove il gioco d'azzardo, che promuove l'alcol, che promuove il tabacco. 195.000 morti per alcol. Questo qua sono i dati del Ministero della Salute. 20.000 l'anno. 195 hanno messo quelli causati da incidenti stradali, che praticamente correlati all'alcol. Certo. Poi 76.000 per tabacco. 347 per droghe pesanti, no, illegali, per droghe in generale, ecco, 147. zero per canapa. Poi io non sto adesso a dire lasciatemi coltivare sul balcone, perché non risolveremo il problema. Ci sono persone anziane che non riescono a coltivarsela sul balcone. C'è l'Istituto di Rovigo che coltiva della canapa con fondi europei e fondi nazionali. Potrebbe dare la canapa in eccesso alle farmacie ospedaliere di Firenze, militari di Firenze, potrebbe fare un costo, cioè a costo quasi zero, dei prodotti galenici, e viene bruciata. L'ultima volta 50 kg bruciati di canapa. E andiamo a comprare poi il Bedrocan praticamente fuori in Olanda dal Ministero della Salute olandese. Cioè, trovo che sia veramente assurdo. Assurdo.
cioè facciamo proprio delle cose altro che finanziarie, poi li spuntiamo e buttiamo via in questa maniera i soldi. Altra cosa, finisco poi. Serpelloni e Giovanardi hanno detto che grazie al loro spot antidroga, no, citando, e ti pregherei di fare un commento, i buchi sul cervello, no, cosa della canapa. Come vedete chiaramente in quest'uomo. Sì, sì, molto, molto. Che ha forza di fumare canapa, è ridotto in queste condizioni. Sì. Va bene così? Sì, okay. Sì, sì. Va bene. Dai. Praticamente hanno detto che prima erano 7 milioni di fumatori, adesso sono 5 milioni, no? Allora in questi 5 milioni c'è il fumaiolo del sabato sera che si fa un grammetto di erba il sabato sera con gli amici, c'è l'ammalato che le fa dai 3 agli 8 grammi, c'è il canteista che fa anche oltre 10 grammi. Facciamo una media che 5 milioni prendono un grammo al giorno, facciamo una media di 10 euro al giorno a testa. Sono 50 milioni di euro al giorno, moltiplicato per 365 giorni all'anno sono 18 miliardi 250 milioni di euro. Se poi ci mettiamo altri 4 o 5 miliardi praticamente di farmaci risparmiati su malattie quali sclerosi multipla, Parkinson, Alzheimer, epilessia, glaucoma, sclerodermia, adesso mi sfuggono un po' di nomi. Comunque potremmo tranquillamente arrivare a 22-23 miliardi all'anno di risparmio senza toccare pensioni, senza toccare i soldi praticamente degli italiani, senza toccare niente. E daremo un grosso colpo alla malavita, alle casse della malavita. Sono soldi che noi diamo alla malavita. Poi che non venga Giovanardi, Serpelloni a dirmi che praticamente siamo noi a finanziare la malavita, perché se ti mettono in casa tre piante come Fabrizio Pellegrini ha messo tre piante da fibra, cioè tre di questi semi da fibra che non hanno THC, hanno al massimo un po' di CBD, hanno 0,3%, non è droga praticamente, gli hanno dato 18 mesi più 5 milioni di multa. Ma stiamo scherzando? Finisco, non voglio fare altre polemiche. Bene Stefano, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. No, allora, benvenuto, benvenuto. Allora, te mi hai detto fai parte dell'ANAB, che sarebbe Associazione Nazionale per l'Architettura Bioecologica. Bene, partiamo da qua. Velocemente, l'ANAB è la prima associazione in Italia, sia come numero di associati, ma anche è stata la prima a essere fondata per la diffusione della bioedilizia cosiddetta o della bioarchitettura. È stata fondata nel 1989 da un gruppo di medici con alcuni architetti illuminati e un sociologo, per intenderci. Medico, sottolineo questo aspetto perché il problema che ci si poneva allora e che ci dobbiamo porre anche oggi è la salute delle persone quando vivono in casa. Noi viviamo circa il 70% della nostra vita confinati all'interno, mentre dormiamo, mentre lavoriamo, mangiamo, viviamo, ci divertiamo, la nostra vita quotidiana, ma principalmente dentro le case, certo, che sono le scuole, le fabbriche, gli uffici, gli edifici in genere. Purtroppo negli ultimi 50-100 anni si è visto con il deteriorarsi delle tecniche costruttive, l'uso di materiali impropri, che è una poca attenzione alle regole auree, no, del buon costruire, certo, si è visto che questo ha generato delle malattie, diverse patologie, no? Certo. Perché gli edifici non respirano, perché gli edifici creano diciamo così, delle allergie, sono portatori materiali per l'edilizia spesso di origine petrochimica, sono portatori di malattie, o comunque aiutano il diffondersi di allergie, eccetera. Certo. No? Quindi edilizia non solo canapa, immagino. Assolutamente, anche, esempio, assolutamente. Argille per esempio, no, molto la terra cruda ad esempio, esatto, è un altro grossissimo campo di lavoro, no? La nostra associazione, che è diffusa in tutta Italia, è principalmente oggi un'associazione di professionisti, ma che in questo momento ha una fase di rifondazione, passatemi il termine, proprio per ridare slancio, perché molti parlano di risparmio energetico ma non comprendendo che a volte risparmiando l'energia e riempiendo le nostre case di polistiroli, polistireni, poliuretani, che sono tutti materiali di origine petrolchimica, poi noi ci troveremo a doverli smaltire quei materiali, già in fase produttiva questi materiali sono molto dannosi, no? Creano disastri ambientali, già nella produzione stessa. Quindi uno slogan
che ho coniato una decina d'anni fa, dai campi dell'agricoltura biologica nascono i prodotti per l'architettura bioecologica. Per esempio il lino, anche penso alle origini. Assolutamente sì. La campagna è stata sempre il primo produttore dei materiali che servivano a costruire le case di campagna. Io vengo da una località fra Modena e Bologna, sono di origine bolognese e così e vengo qua in Puglia perché conosco Claudio che mi ha sentito in alcune conferenze che ho fatto e mi ha chiesto collaborazione in questa sua splendida e magnifica iniziativa, Claudio Natile, che prima avete sentito, e vengo da una zona dove allora si costruivano le case facendo scavando una buca, prendendo sul terreno, mettendo a seccare al sole i mattoni di terra cruda. Qui sono venuto, ho fatto un giro prima di venire qua, no? Nelle vostre campagne, nelle campagne qui della Puglia, e abbiamo visto i materiali da costruzione, erano i ciottoli che si raccoglievano nei campi, di nuovo la terra. Tutta la muratura secca, esatto. Ogni luogo sempre prodotti materiali dalla costruzione, e i materiali della costruzione si raccolgono nei campi vicino a casa. E la filiera corta quindi dei materiali, un modo ecologico di produrre i materiali, quando si producono questi materiali si fa bene all'ambiente, si fa bene al territorio e si fa bene a noi stessi perché potremmo vivere in una dimensione molto diversa, in un ambiente molto diverso. Okay, e qui veniamo alla canapa poi, perché all'interno di questo discorso oggi è una giornata dedicata in particolare alla canapa, allora, quindi della sua coltivazione e alla sua poi elaborazione, tutta la filiera, esatto. Tutta la filiera che è ben diversificata, ci sono una serie piuttosto vasta di prodotti. Bene, io sono nato in una casa dove si coltivava la canapa, il triangolo Bologna-Ferrara-Modena era la parte dove, la zona d'Italia dove c'era la maggior produzione di canapa e di qualità, di altissima qualità, la canapa veniva preziata dalla borsa di Milano fino al 1954, ci sono documenti che lo comprovano per dire, perché era una canapa di ottima qualità. Anche oggi, recentemente, il mio percorso sulla canapa, dicevo, sono nato in una casa dove si coltivava canapa, mia madre dice che sono timato, detto in dialetto bolognese vuol dire sei pazzo quando vai in giro per l'Italia a parlare di canapa, perché non sai cosa vuol dire la fatica di lavorare la canapa. Ma oggi la lavorazione della canapa è molto diversa. Come tutte le coltivazioni. Esatto. Detto questo, sono nato in questa cosa, ma nel mio crescere culturalmente, anche professionalmente, ho pensato a una ricerca specifica sugli usi della canapa in edilizia e ho scoperto delle cose favolose, soprattutto in Francia e in Belgio. Ho iniziato questo percorso mio di formazione, prima di tutto, nel 1998, sono stato diverse volte e sto partecipando a un programma della Comunità Europea che si chiama INATER. Grazie. INATER vuol dire isolanti naturali e terra cruda, è un workshop di lavoro che coinvolge la Bretagna, il Belgio, il Vallone, la regione Vallone, e l'Italia, l'Emilia Romagna, appunto, dove abbiamo fatto tutte una diverse sperimentazioni sugli usi di questo materiale, perché negli altri paesi, ripeto, Belgio e Francia, ma anche Spagna, l'utilizzo della canapa è ormai abbastanza usuale in edilizia. E non dico è ritornato usuale perché storicamente era utilizzato. Esatto. Ma non solo l'utilizzo come i pannelli isolanti in canapa, che è quello che il grande pubblico conosce, un utilizzo anche come un modo diverso, cioè utilizzando la parte legnosa, il canapulo di cui parlavo anche prima, che è la parte più legnosa, miscelata con la calce, miscelata con la terra, si possono realizzare edifici. Io sto realizzando in provincia di Bologna, San Giovanni Persiceto, una casa bifamiliare con questo sistema francese bretone di canapa e calce, e su quello abbiamo fatto anche diversi sperimentazioni con questo cantiere scuola, invitando gli stranieri a insegnare, gli operatori locali, sia i tecnici che gli artigiani, alla lavorazione della canapa con la calce.
intendiamo fare con Cana Puglia questo tipo di sperimentazione anche qua in Puglia. Il prossimo anno, la prossima primavera, pensiamo a Conversano proprio di realizzare un cantiere scuola dove vogliamo coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e vogliamo coinvolgere gli ordini professionali, ma le associazioni di categoria, cioè gli artigiani della, che lavorano nell'edilizia, per poter riconvertire questa attività, che era una nobile attività, costruire la casa per l'uomo, era una delle cose principali, è quella che è diventata invece la propria casa. Ecco, e con la canapa si può costruire anche in autocostruzione. E dicevo, oggi purtroppo l'edilizia invece è diventato frutto di speculazione, frutto solamente di arricchimento. Esatto, una cosa molto ricca. Belgio e Francia, che tu sappia, non so se. Coloro che vogliono intraprendere questo tipo di coltivazione sono soggetti allo stesso tipo di controlli, con lo stesso peso rispetto all'Italia? Assolutamente no. Io ho conosciuto. Anche la Francia, peraltro, è piuttosto provvisionista nella sua legge. Non è che sia. Però chi promuove le costruzioni in canapa è il Ministero dell'Agricoltura francese. Io ho partecipato. Esatto, perché mi ricordo proprio. Ho fatto diversi incontri anche all'ambasciata francese in Italia e anche a Parigi con il, nella sede del Ministero dell'Agricoltura, perché il Ministero dell'Agricoltura ha interesse che i contadini producono e là la filiera è già organizzata. No? In Italia manca assolutamente questa e la cosa più grave è che non c'è un interesse da ripeto, ho degli amici che hanno avuto i campi sequestrati dai carabinieri per queste cose, insomma. Perché magari su 12 piante invece che essercene una soltanto che superava lo 0,3 magari di un milligrammo, ce n'erano due. Questo è sufficiente sul campione quando si sa che la natura è casuale, per forza, perché è natura, per forza e per fortuna. Per forza e per fortuna. E quindi è molto facile che possa succedere, sia al contrario, ma anche che ci possa essere sul campione qualcosa che va oltre i parametri. Allora qui ci vuole un lavoro, oltre che culturale, anche culturale. Certo, no? culturale e culturale, certamente. Assolutamente, Cana Puglia mi sembra che stia realizzando questo fatto, declinare gli usi della canapa nel 1000 o 2000, cioè che li ha classificati in oltre 2000 usi dall'uso alimentare. Sì, anche Toscana fu fatto un certo punto anni fa, poi non so che fine ha fatto, ma ci sono dei progetti anche in Toscana e in Piemonte. Sì, ora questo infatti, di Cana Puglia è particolarmente strutturato ed è un bene che ci sia, però non è il primo che viene fatto. Anzi, io collaboro anche con Asso Canapa, che è l'associazione nazionale che riunisce, diciamo così, gli operatori della canapa in Italia. In Toscana, se non ricordo male, c'era un'altra associazione che si chiamava Canapa Fibra Nova, mi sembra un nome, di questo tipo, no? Ma aveva un indirizzo strettamente tessile, no? E limitato sulla stoffa. Quello invece è un discorso un pochettino più complesso. Ad esempio, la settimana scorsa ero al Sana di Bologna, questa fiera sul biologico, ho comprato una maglietta di canapa e me l'ha venduto un tedesco che porta la canapa dalla Cina, che porta la maglietta dalla Cina. Allora, voglio dire, la canapa è una grossa miglioratrice del terreno quando viene piantata dà assolutamente, perché ha le radici molto profonde, quindi porta molto in profondità le sostanze positive, no? Quando viene poi tagliata rimane in campo questa parte che viene arata, riccio del terreno, perché Allora ecco, il discorso che noi facciamo è quello: se costruiamo con la canapa, noi potremmo, nel momento in cui intendiamo demolire o ristrutturare o modificare questa casa, potremmo anche farla sciogliersi per terra, che non farebbe del danno, assolutamente, perché può servire di nuovo come ammendante, naturalmente con tutti i dosaggi, no? Perché altrimenti diventa troppa la quantità di calce presente, ma sono tutti elementi miglioratrici della qualità del terreno. C'è una corrente artistica ultimamente
che sta venendo fuori, che è proprio un discorso simile, perché poi alla fine con la tela di canapa si fanno anche le tele dei quadri, sì. E poi c'è tutto un filone, diciamo, di arte contemporanea che si occupa proprio anche di questo aspetto, cioè di lavorare, di fare arte con materiali che siano biologici, biodinamici, per cui la tela di canapa, il gesso che troviamo sopra, che sia senza componenti sintetici, per fare i colori, per sciogliere, sì. Terre sono i colori, più mettere l'olio di canapa, con l'olio di, con l'olio di lino, perché in genere si può l'olio di lino e che questo tipo di come sta si fatto da Leonardo da Vinci, come veniva fatto durante questi affreschi che poi venivano fatti nelle chiese, dove comunque le intagliature anche spesso sono di fusto di canapa. Esatto, volevo proprio aggiungere questo, storicamente venivano utilizzati gli intonaci miscelati e rinforzati, esatto, con fibre di canapa. Noi abbiamo fatto di questi intonaci, tra altre cose alla vista sono finiture molto particolari e tutte diverse, con una trama molto particolare, e normalmente i clienti sono molto soddisfatti quando si fanno queste cose, perché non hanno la piattezza invece che dà il colore chimico, che dà la parte, diciamo così, potrettamente usuale che si usa attualmente nell'edilizia corrente, no? E questo secondo me è una cosa che può valorizzare molto in questo momento, dove l'edilizia è in fortissima crisi legato anche al fatto di tutti gli abusi che sono stati fatti, certo, con l'edilizia, no? Quindi un'edilizia, non dico solo di edilizia, io parlo di edilizia di qualità, di architettura di qualità, come l'Italia è stata per secoli all'avanguardia. Solo negli ultimi 100 anni c'è stata questa rovina totale. Quindi per me la canapa è un materiale che io utilizzo nei miei cantieri, certo, e continuerò a utilizzare, e ripeto, con queste iniziative anche dei cantieri scuola, grazie a questo programma della comunità europea che si chiama Inater, c'è anche il sito www.inater.eu, Inater, isolanti naturali e terra cruda vuol dire, che vi invito ad andare a visitare, perché sopra ci sono anche i ricettari, perché poi naturalmente i materiali vanno usati in modo giusto e corretto, ben dosati, eccetera, e quindi per me questo è un modo di uscire dalla crisi, per fare un'edilizia assolutamente di qualità, privilegiando naturalmente il recupero del patrimonio edilizio. Molto importante il fatto che poi dopo, come dicete, quando si va poi a distruggere o a riciclare, c'è una facilità nel riciclo e non c'è soprattutto quello che è l'inquinamento della salute pubblica. Assolutamente sì. Tutti questi rifiuti tossici che invece vengono dall'edilizia, come oggi convenzionale, si chiama tradizionale, non lo è in realtà, invece convenzionale. Ma d'alberto una tradizione basta 3 anni, no? Poi alla fine esatto, per far diventare tradizione. Esatto. E sulla tradizione degli usi della canapa ci sono delle ricerche in atto, anche l'Università di Bologna ne sta facendo, perché ad esempio con la Facoltà di Agraria, col professor Venturi abbiamo fatto delle cose insieme, nel senso che il professor Venturi è uno dei vecchietto, spero che lui non senta, perché farsi definire vecchietto comunque. Vabbè, un signore anziano. Un signore anziano, diciamo, però è uno dei massimi conoscitori e scrittori. Per essere massimi conoscitori bisogna avere un po' di anni, non è che esatto, una vent'anni può essere massimi conoscitori della canapa per usi industriali e agricoli, certo, come dicevo prima. E ad esempio su questo lavoro che si sta facendo c'è anche un altro gruppo che sta lavorando invece sulle ricerche archeologiche, dove sono dimostrati gli usi delle canne addirittura dai persiani per fare i massetti, cioè gli isolanti esatto. Personalmente ho scoperto in diversi edifici storici, soprattutto della fine del 600 e metà del 700, dove negli intonaci venivano messi appunto il briciolato del canapulo per dare più corpo all'intonaco. Certo. Devi raccontarmi che avevi avuto un regalo particolare da tua madre? Ah sì, raccontamelo. La mamma quando mi sono sposato, 33 anni fa, perché sono molto anziano ormai anch'io, mi ha regalato 3 rotoli di tessuto di canapa che aveva piantato lei la canapa, macerato, filato nella stalla col filarino, come si diceva, tessuto, perché la famiglia dei miei nonni aveva il telaio da tessere, certo, perché si facevano le cose loro, era un'autocostruzione. Anche in Toscana il telaio era una cosa comunissima. Sì, i telai cantavano in tutte le case italiane. Esatto, normalmente facevano dei gruppi, no? Infatti certo, non era solo dei miei nonni, ma era dei fratelli, no? E quindi non so se poteva servire, che so, 20 famiglie, no? Certo.
questo era una forma collettiva di gestione di questa cosa, e con questa cosa qua loro risolvevano il problema tutto del vestiario e comunque di... E dal punto di vista alimentare cosa ne pensi? Ne penso una cosa meravigliosa, assolutamente. Ma le foglie fitte quanto saranno buone? Le mangiate le foglie fresche fitte, le foglione grosse, e la pastella, come quelle di salvia fitte, sono fantastiche. Esatto, sono meravigliose. L'olio di canapa è un ottimo alimento, certo, proprio curativo, esatto, è un olio un pochettino duro, no? Diciamo così, prendere, no? Ma comunque è una cosa che ne vale veramente la pena. Canapuglia sta facendo un lavoro eccezionale anche da questo punto di vista, con questi biscotti, taralli, sfogliatine, ad esempio, certo, così a base di canapa. Un'infinita gamma di prodotti. Che sono veramente piacevoli anche al gusto. Ok, vuoi qualcos'altro dai dire? No, direi che... Abbiamo esaurito, vero? No, sì, abbastanza esaurito che... l'argomento. Ok. D'accordo. Grazie, grazie tante. Grazie. Ciao. Ok, ciao Andrea, benvenuto. Andrea è un abitué ormai di Cadena Ufficiale, non è la prima volta che mi intervisto. Vediamo se questa volta riusciamo a dire qualcosa di nuovo, che sarà difficile. Andrea mi ha detto, mi raccomando, non mi fare la domanda che mi hai fatto l'altra volta. Allora la prima domanda che ti faccio subito, ma tu che già la ottieni in farmacia, non la paghi, ma la vuoi anche coltivare, ma quante cose vuoi anche mi ero raccomandato, ho detto Claudia per favore non mi fare questa domanda. Dai, trovami l'argomento. Io vorrei far presente innanzitutto una cosa che mi fa incavolare come una belva, che è successo in questi giorni. Oggi sto qui a conversare, è da tempo che sto organizzando questo sabato 17 settembre con Canapuglia, con l'associazione Coscioni, con Claudia, con tutti, con la TV Radicale. Dovevano iniziare oggi la giornata una coppia di miei amici provenienti dalla Liguria, Roberta e Simone, sono stati arrestati. Lei è stata in possesso di 30 grammi di canapa, oltretutto non di ottima qualità, però alla fine... Ricordiamo anche che si parla di due persone malate che ne fanno l'uso terapeutico. Parliamo di due persone malate, però come tanti malati non hanno perseguito la via legale perché non ci riescono tutti, cioè ad avere questi farmaci. Si è raccomandato come Andrea, si è raccomandato la pannella. Vabbè. E quindi hanno passato un guaio questi ragazzi, Roberto e Simone, hanno dovuto dare i soldi per Canapuglia per venire qui questa sera all'avvocato, che se è un'altra razza gli avvocati, mamma mia. Beh, dipende, c'è avvocati e avvocati. Ah, sicuramente. E quindi? Come si può risolvere questo problema della cannabis terapeutica? Perché noi vediamo che in realtà c'è chi riesce a risolverlo come te, però soltanto alcune persone in Italia sono riuscite a mettere veramente in atto il loro diritto di determinazione, di libertà, di cura, di terapia, e poi anche a mettere in atto nel senso di riuscire a ricevere un cinale dall'estero, riuscire a ricevere senza grandi spese, però questo non riguarda, come tu pensai, io ti giro sempre durante i giorni che scrivono i malati che cannabinoidi, io quando sono di persona tua giro a te le domande, sai quanti sono e quanti malati in realtà non riescono ad avere accesso ai farmaci cannabinoidi, nonostante che sulla carta questi farmaci siano perfettamente riconosciuti dalla legge italiana, con questo l'assurdo, perché se la legge li prevenisse si poteva fare una battaglia politica contro la legge, invece la legge li permette, soltanto che poi fra la burocrazia, fra la distribuzione, fra il fatto che si deve andare a comprare dall'estero, non andiamo ancora alla produzione italiana efficace, alla fine diventa una cosa arbitraria, perché qualcuno riesce ad avere accesso, ma la maggior parte invece in realtà non riesce ad avere accesso. Se non possiamo andare avanti per questa battaglia, io ho pensato che molto importante, e poi si dice anche da anni, se non puoi riuscire a mettere in piedi, sarebbe intanto una rete di medici, perché la prima cosa, la prima difficoltà che ho provato a chiova è trovare un medico che sia informato a quelli che deve la scelta.
che sappia dell'esistenza dei farmaci cannabinoidi, che sappia quali prescrivere, che sappia quali farmaci si adattano meglio. Sì, sì, no, ma noi anche come associazione Coscioni abbiamo richiesto alla Regione Puglia un piano di azione straordinario di informazione, non solo ai medici per dire guardate, ci devono essere questi farmaci che si dovrebbero conoscere nell'interesse anche di tanti altri pazienti, e bisogna informare anche gli stessi pazienti a volte sulle possibilità che dovrebbe essere un compito di medici e pazienti, cioè nella filiera tradizionale della vendita dei medicinali c'è l'osservatore del farmaco, va dal medico e gli dice questo nuovo farmaco sul mercato, deve descrivere un po' quali sono le caratteristiche e poi il medico, a seconda che è una convinta, a seconda di cosa gli regala l'informatore del farmaco, decide se è così che succede poi in realtà, decide se spingere o meno poi i farmaci. Vabbè, questo è uno scherzo, questo naturalmente. Ma il problema di fondo, vorrei che si sapesse qual è, i soldi, come sempre, giocano un brutto scherzo. Questo barattolo di Medica, c'è questa cannabis, costa al Servizio Sanitario Nazionale euro 48. Una flebo che mi viene messa in corpo ogni mese ha il costo per il Servizio Sanitario Nazionale di 3.000 euro. Ad un medico conviene molto... Al Tisabri, per la sclerosi multipla, per la mia malattia. Oggi io utilizzo soltanto la cannabis che l'ospedale mi fornisce, però fino a ieri infatti ho giocato un pochettino su un discorso prettamente economico con il direttore sanitario all'epoca, quando iniziai a utilizzare i cannabinoidi. Qui a Bari? A Bari io sono foggiano, a Foggia, però per tutta la Puglia. Allora, mentre facevamo l'intervista a Andrea Tisciuoglio, che adesso è ancora qui con noi, il signore Speranza, Giorgio Speranza, ha detto che ha molte cose da dire. Bene. Io vengo da Bari, ho un problema di sclerosi. Ho fatto la richiesta tramite i neurologi che mi segue, il laboratorio di malattie di medicina. C'è la legge, ha fatto la legge per i malati di sclerosi multipla, o per i malati di terminali di tumore. Ma io non ho un chiacchiere, non me ne frega niente. Questa è la situazione di malattia. Ma io mi onoro di aver portato in Regione Puglia quella delibera 308, che è quella che regolamenta la fruibilità della canapa per i vari pazienti. Ho fatto anche un errore, un po' egoisticamente ho fatto riservare questa delibera solo a noi malati di sclerosi multipla, dovrebbe essere allargata a tanti altri pazienti, ma per te qua in Puglia almeno problemi non ce ne dovrebbero essere assolutamente. Sappiamo che solamente a Foggia c'è questa possibilità. Ma non è vero che solo a Foggia, non è vero, c'è il medico, il neurologo, e deve essere il medico da chi vai qua, qua a Bari, dalla Troiano. Sì, la stessa cosa. All'amministrazione sanitaria del policlinico si è bloccato tutto. Hanno inoltrato la domanda e all'amministrazione si è bloccato. Allora, quindi diventa una battaglia politica di difesa dei diritti del malato, perché poi non è che non vuole fare le politiche. Allora, tu questa sera sei venuto a Conversano. Domani mattina ti esorto ad arrivare un po' più avanti a Brindisi. Vai a Brindisi, vai a parlare con il dottor Vitale. Il dottor Vitale è un medico palliativista, si occupa di tutt'altro, però prescrive la cannabis ai malati di sclerosi multipla. Non a tutti, però ci ha a cuore a noi. Di conseguenza
il professor dottor Vitale è uno di quelli che devi contattare per forza, se vuoi dire un numero di telefono, lo chiami e vai a Brindisi. Allora i medici, nel momento in cui tu vai da loro e dici: dottore, innanzitutto si offendono da morire perché l'autocura loro la odiano, non dire mai, da noia ai medici. Allora, nel momento in cui tu porti la prescrizione di un altro medico, già questo tuo medico si sente un pochettino più scaricato di responsabilità, te la prescrive molto più facilmente, perché non ha lui il consenso informato che tu devi firmare inevitabilmente. L'altra cosa che mi ha detto l'autorizzazione, dice: poi perché mi devo prendere questo ore? Che devo sempre essere io a seguire e a prescrivere sempre. E se io mi assento per un coso, io ci sono e non ci sono, ma posso assumermi anche questo onere. Lo so, ma se questa dottoressa fa questo ragionamento, che io in parte condivido, perché devo avere io questo onere? Allora non ce lo dovrebbe avere nessuno, perché se mai si inizia, mai il caso di dire si va avanti. Quindi si deve inevitabilmente anche dire di un ASL, il policlinico è ASL, qua Lucera Bari. Siamo sempre a Canapuglia con Alberto Sciolari, presidente di Pazienti Cannabis, che è il tetto della sua operazione terapeutica, si sta preparando il suo medicinale. Sì. Con te volevo parlare della legge e anche di altre cose, di quello che vogliamo, però volevo anche mettere a fuoco un altro momento questo discorso della legge regionale, che sta per essere discussa a Firenze, che sarebbe la prima legge regionale fatta in Italia, giusto questo? Sì, è giusto. Buonasera a tutti, intanto sono presidente del PIC, perché siamo un'associazione orizzontale di pazienti. Fondatore, scusate. Sì, un socio fondatore. Comunque sì, adesso siamo impegnati su più fronti. Per la prima volta in Italia verrà discussa una legge in Toscana, perché le altre regioni, poche, hanno soltanto delle delibere, perché la regione paghi i farmaci nel caso di alcuni malati, tumore, sclerosi multipla o paure palliative. Solo per l'aspetto economico, poi non è regolamentato con l'accesso al farmaco. Solo per l'aspetto economico, che però di fatto diventa la regolamentazione, perché poi quando certo. Uno va in ospedale o la ASL ti dicono ma lei non è previsto, certo. Non è previsto. Adesso anche per esempio nella mia regione, insomma, come qualcuno comincia, Lazio. Che è il Lazio, cominciano a dire: ma lei deambula. Cioè, ma non è scritto da nessuna parte che uno deve essere in punto di morte non deambulante per curarsi con un farmaco di tabella 2B che è legalmente prescrivibile come prima opzione terapeutica, anche non è scritto da nessuna parte che deve prima usare qualunque altra terapia e se quella non funziona usi la cannabis. Quello è un discorso che vale per i farmaci importati, per tutti i farmaci importati si richiede che prima si usino le cure disponibili in Italia, ma se si utilizza il farmaco disponibile in Italia mediante prescrizione galenica, che viene distribuita a Milano dalla ditta Solmag, Arta Solmag Galenici, e che qualunque farmacia galenica può reperire, quindi qualunque malato in realtà con la prescrizione del medico bianca normale può andare in un qualunque farmacia del suo paese, della sua città, e avere in 3 giorni la cannabis. Spesso nessun medico lo sa, nessun malato, non si riesce a far circolare l'informazione e quindi siamo sempre, potenzialmente siamo avanzatissimi come paese. Noi speriamo che in Toscana questa cosa venga messa nera su bianco, così tutti saranno obbligati a capire che tutto sommato si può fare un buon lavoro. Quindi al momento nero su bianco abbiamo soltanto il fatto che è stata messa in quella tabella nel 2007, questo è nero su bianco, certo. E poi alcune ordinanze che riguardano soltanto il fatto che possa o meno essere prescritta anche come galenica o soltanto quella di importazione dall'Olanda? No, per adesso parlano solo di quella di importazione dall'Olanda. Però hanno messo, perché era un periodo di transizione, per esempio qui in Puglia dove siamo c'è una delibera che è uguale a quella delle Marche che dice che si può avere gratuitamente
specificamente per i malati di sclerosi multipla che soffrono di alcuni sintomi questa cura, che può essere anche magistrale galenica, però non hanno fatto il passo successivo, cioè qual è il senso di prescriverla come galenica? Che le farmacie ospedalieri possono preparare galenici e risparmiando sull'importazione dei farmaci, invece hanno fatto praticamente anche chi ha la sclerosi multipla ha difficoltà a ottenerlo, chi ha altre patologie viene escluso e alla fine non, la regione non risparmia nulla perché non importa direttamente all'ingrosso il galenico, il materiale per il galenico, ma importa sia i farmaci, i barattoli e quindi insomma viene tutto un po' disperso. Ora siamo in trattative con l'assessore Fiore e con la giunta pugliese tramite anche l'associazione Luca Coscione che è sul territorio e presente qui con Andrea Di Scioglio per avere degli incontri perché loro hanno promesso che interverranno. Ora, in un periodo probabilmente preelettorale, noi ci auguriamo che in Puglia si voglia essere coerenti, perché Selle in Italia parla di uso terapeutico e tutto quanto, mentre... Parla anche di uso ludico, Selle, perché qui sta anche il manifesto di uso ludico, di coltivazione. Tradizionalmente, comunque, è una parte politica, insieme a quella radicale, tra le più interessate ai discorsi antiproibizionisti. Poi, in realtà, in Italia, tradizionalmente, il discorso antipro o antiproibizionista che sia, è legato a due realtà politiche principali, che sono quella radicale e anche in altri modi, con altri metodi, quella della sinistra, cosiddetta estrema o massimalista, come vuoi chiamarla. E certamente, e quindi insomma per un senso di coerenza noi vorremmo che la Puglia non si trovasse dalla parte opposta della barricata a difendere l'impostazione cannabis ai malati gravi terminali di dolore certo. Insopportabile. Quando invece la Toscana che... Ecco, in Toscana come siamo messi con questa In Toscana legge? Siamo messi bene, bene, tra virgolette, insomma, ma c'è comunque una maggioranza che è favorevole a fare una legge subito. Quale legge sarà dipende da quello che deciderà la Commissione Sanità a partire dal 29 di questo mese, settembre, e con l'audizione delle varie associazioni, tra cui noi, la Luca Coscioni, Associazione Cannabis Terapeutica e altre, e che alla fine dovranno fare un testo unico, perché sono due i testi proposti, tutti e due di partiti della maggioranza, del PD e dei Verdi, certo, di FDS. Perché la Toscana è a maggioranza consolidata da 60 anni, è a forte maggioranza. No, da 60 anni, da 60 non ha mai perso il primato. Quindi se decidono di approvare una legge è approvata, non è che c'è da discutere, cioè loro se la presentano vuol dire che è approvata. Ora, con quale legge approveranno lo deciderà la Commissione Sanità e noi ci auguriamo che non deciderà... Chi è il Presidente della Commissione Sanità? Prima Rossi, che però adesso è... No, dunque, adesso non vorrei fare gaffe, comunque del PD. Ed era presente al convegno anche di Firenze che c'è stato recentemente, che è intervenuto anche Lester Greenspun, perché in Toscana c'è una discussione. Certo, abbiamo fatto a Firenze anche per il convegno del 2008. Quello precedente comunque è stata molto aperta la regione a farci andare, abbiamo potuto invitare, trovare le locandine, ci hanno dato la sala, cioè comunque sono stati disponibili. Non solo, poi... Quella era la componente verde che ci dava lo spazio in quel caso, perché anche i verdi hanno messo loro... Che anche in questo caso i verdi sono quelli che sono confluiti, insomma hanno fatto insieme a FDS, hanno presentato il testo scritto dalle nostre associazioni e quindi in contrapposizione con quello del PD per oggi, i quali però relatori di questo testo del PD si sono un po' riposizionati, all'inizio volevano soltanto che fosse approvato per i malati terminali, adesso invece cominciano a parlare di altre patologie, di utilità e quindi cioè, il discorso è apertissimo. Come palliativo, cioè visto soltanto come in palliativo, palliativa perché per una consigliera del PD era morta, esatto, fra dolori, e loro dicevano basta, dobbiamo... Memoria sua, dobbiamo fare sì che non si ripeta. Però gli stessi palliativisti toscani gli hanno detto ma non c'è nessun bisogno di una legge, cioè lei evidentemente è morta dei dolori perché... non ha avuto accesso ai farmaci a piace. Ma è strano perché invece a Firenze la morfina è gli ospedali per i terminali vengono usata come protocollo, proprio una cosa questo risaputa. Non sono a conoscenza, ma sarebbe interessante sapere come è andata la cosa. Comunque sia, anche, c'è da stabilire che non c'è alcun bisogno di una legge per la cannabis ai malati terminali. Semplicemente non poteva far usare i farmaci a piace. Però non è riuscita a avere la cannabis. Invece ecco perché c'è anche chi ha bisogno di farmaci cannabinoidi perché non sopporta per un qualunque tipo di motivo gli piace perché non tutti sono uguali, no, ma può essere anche però, fatte le differenze specifiche gli piace, ma diciamo che gli piace a breve usati per un breve periodo sono tollerati un po' da tutti, poi i problemi vengono con la meglio.
però i cannabinoidi hanno visto gli olandesi usandoli negli ospedali che permettono di ridurre il dosaggio di TH, quindi lo scrive anche il Ministero della Salute italiano sul suo sito, e quindi ovviamente riducendo il dosaggio degli TH si riducono gli effetti collaterali, certo, blocchi intestinali e quant'altro. Comunque è molto più tossico lo TH del cannabinoidi. Anzi, il discorso è proprio questi cannabinoidi, la cannabis ha effetti collaterali, quanti viene usata la dose da 20.000 a 40.000 volte la dose normale, che quasi sì, non esiste praticamente, il caffè, solo mi ricordo che il caffè sta facendo 51 e il Valium 7 euro, dose letale. Se non si mangia un pacchetto di sigarette muore, invece un chilo di canapa no. E comunque sia, diceva anche l'essere Crispo a Firenze, il discorso, il punto è questo, la cannabis ha talmente relativamente agli altri farmaci disponibili effetti collaterali bassi e autore, cioè sì, di breve durata, e anche quando si verifica, no? Perché come tutte le sostanze ha effetti desiderati, non è che sia una sostanza come tutte le altre, esattamente, però ha effetti, spiegava Crispo, che ha effetti collaterali molto minori di qualunque altro farmaco, in caso di morte o effetti collaterali, e quindi il medico spesso lo utilizza per cose che sono apparentemente ancora da studiare il motivo, però se si sa che un paziente sta meglio e la sua patologia non ha studi definitivi scientificamente approvati fra mille ostacoli, il medico ha il dovere, di provare, certo, perché a fronte di effetti collaterali bassi, cioè si danno anche veleni potentissimi perché sono utili per malattie gravi, certo. E perché non scartare invece sulla ulteriore sperimentazione più alti con invece questi effetti collaterali non li danno. Esattamente, e infatti non c'è logica in tutto questo, non c'è assolutamente nessuna logica. Purtroppo è così. E quindi speriamo che la Toscana rompa per prima. Sarebbe una cosa grandiosa, io lo spero molto. D'altra parte ti dico che in Toscana, in particolare a Firenze, magari non in maniera chiara e palese, però c'è tutto, per esempio, a Firenze città non vengono quasi prendenti con tutti gli arresti nelle case di Fiorentini, Anguichesi, medici, avvocati, hanno almeno una pianta simbolica in terrazza, una grande percentuale, io mi frequento le loro case, anche a scopo simbolico, quando la piantina di canapa sul terrazzo, ci sono riduzioni, cioè diciamo che c'è un altro atteggiamento rispetto alle campagne, magari a 100 km di distanza, e la stessa cosa c'è una persecuzione continua sui farmaci di fine vita, sui farmaci di fine vita è uguale, a Firenze i marchi terminali da anni ormai, forse quasi 10 anni. I terminali vengono avviati alla morfina e mandati a casa, per cui si sa, tutti a Firenze sanno che quando ti rimandano a casa la persona con la febbre vuol dire che è stato giudicato il terminale dentro tutto il protocollo, per cui lo mandano a casa con la febbre di morfina e il paziente muore in 2-3 giorni, 5-1, a seconda naturalmente della resistenza della persona, però una cosa che viene fatta proprio regolarmente, non in maniera statistica ma in maniera palese, perché comunque due sandati Italia, con tutti gli arresti, per la capacità di distanza, non muoio urlando, soffrendo e contorcendo, tutto perché questo non avviene. Assolutamente, perché lì c'è un'altra mentalità, c'è la più forte potere della Chiesa Cattolica di secolo, per cui hanno questa logica del sacrificio, che bisogna soffrire, che sono passati con la mattina, che se fosse importante il terminale, si sarebbe la mattina. L'importante è che se non vuoi soffrire, non soffrire, se vuoi soffrire, è libero di soffrire. A Firenze, in particolare, c'è un po' una buona parte, che magari fa bene sperare per questa legge, se non fosse che purtroppo così sia poi, è tanta, perché queste cose avvengono in maniera scritta, perché non c'è nero su bianco, però quando c'è da mettere nero su bianco, tutti poi diventano un po' credono, e speriamo che abbiano il coraggio di mettere la loro firma sotto una legge che sia perlomeno decente. Ma poi sì, c'è da dire che dicono la rete di hospice toscana che quando gli arrivano dei pazienti agli hospice della Toscana di Firenze, il tempo medio di vita sono 28 giorni, quindi il paziente non avrebbe nemmeno il tempo, pur volendo, di chiedere l'importazione del farmaco dall'Olanda o di avviare qualunque tipo di procedura. E quindi è
già adesso ci hanno confermato i dottori degli hospice che loro volendo già ora chiedono la cannabis, non è che si fanno problemi aspetto con la legge. Quindi speriamo che questa legge sia invece un passo avanti per veramente mettere al centro il malato, come tutti dicono a parola di voler fare, mentre invece poi mettono al centro gli interessi della scienza, dei nuovi farmaci. Se l'interesse del malato deve essere al centro, non bisogna mettere a priori limitazioni, perché se un malato ti dice io sto meglio in questo modo, non c'è bisogno, non hai il tempo di aspettare gli studi di fase 3 e il medico può decidere per legge di prescrivergliela, e crediamo che questo sia possibile farlo senza paura di rappresaglie, siamo in democrazia. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a te. Okay.